Un saluto a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Sono sempre Andrea. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, colgo l'occasione per farvi gli auguri di buone feste, buon Natale e buon anno. Perché vi faccio gli auguri anticipatamente? Perché ovviamente non caricherò più video per quest'anno, ma con l'anno nuovo sicuramente usciranno nuovi video, ho tanti nuovi progetti, ho nuovi prodotti. Anzi, iscrivetevi al canale che ci saranno dei prodotti molto interessanti di Casa Godos, ok? Iscrivetevi al canale. Vedrete altri nuovi, ovviamente nuovi shooting che ho già registrato. Non ho avuto il tempo di montarli perché in questo ultimo periodo, novembre-dicembre, sono stato molto impegnato con dei video promozionali per alcune aziende. È proprio per quello che nel video di oggi volevo portarvi l'accessorio che ho usato e dal momento che mi sono trovato veramente bene, ho deciso di farvelo conoscere e proporvelo anche a voi, che magari potrebbe tornarvi utile, ok? Ovviamente stiamo parlando di uno slider motorizzato, nel mio caso io l'ho preso da 80 cm, c'è anche la misura da 60 cm, la massima è da 120 cm, c'è anche l'intermedia da 1 m. Allora, innanzitutto vi arriverà con la sua bella borsa in nylon, non aspettatevi la borsa della Samsonite, comunque è una bella borsa, è una cerniera robusta e al suo interno troverete una confezione con tutti gli accessori. Ovviamente troverete lo slider, nel mio caso da 80 cm, il motore elettrico che dopo ve ne parlerò, un motore elettrico abbastanza buono, mi sono trovato veramente bene, due cinghie che servono per far scorrere il nostro motorino, una è di scorta, chiavi esagonali che servono per fare le regolazioni e montare la stessa cinghia. Troveremo quattro cavi, questi cavi ci permetteranno di collegare la nostra fotocamera al motorino elettrico quando la useremo con l'applicazione che dopo vi spiegherò in modalità timelapse, ma dopo ve ne parlo meglio. E ovviamente un cavo USB che servirà per farlo funzionare tramite un power bank, eccetera, eccetera, e ovviamente una batteria, la batteria NP, quella della Sony, vi danno il modello da 2200 mAh che vi consente all'incirca un'autonomia di 2 ore, 2 ore e mezza, dipende in base all'utilizzo che ne fate e come la usate, che velocità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dopo per le batterie vi darò qualche suggerimento. Allora, materiale, come è costruito, come è fatto? Allora, innanzitutto questo vi ho detto è da 80 cm, pesa 2,5 kg così come lo vedete, quindi è molto leggero. Calcolate che pesa di più il motore che lo slider in se stesso. È costruito tutto in alluminio, i due tubi dove scorre lo slider è di fibra di carbonio, quindi è molto solido e molto leggero, ok? La testa ovviamente non ve la danno come in dotazione, dovete acquistarla voi o dovete mettere quella che possedete. Ha un filetto da 3 ottavi, quindi il classico filetto per le teste professionali, potete montarci tutte le teste che volete, anche quella fluida da manfrotto, eccetera, eccetera. Potete montarci anche ovviamente le teste chip, come ho fatto anche io. Basta metterci l'adattatore da 1/4 e il gioco è fatto, ok? Quindi potete usarla anche con una GoPro, con il vostro smartphone, eccetera, eccetera, eccetera. La portata massima, se lo mettiamo in orizzontale, è di 20 kg all'incirca, quindi tantissima roba. Nel momento però in cui facciamo delle carrellate un po' inclinate, tipo a 45 gradi, la portata massima scende a 13 kg, a 12,5 kg all'incirca, e nel momento proprio lo mettiamo a 90 gradi, abbiamo la portata massima di 6,5 kg, che secondo me basta e avanza lo stesso. Per quanto riguarda il motore elettrico, cosa posso aggiungere? Allora, il motore elettrico è molto semplice, costruito bene, ha una carcassa in plastica, ovviamente, è molto basic, ha 1, 2, 3, 4 pulsanti, anzi 3 pulsanti e un potenziometro. Allora, il tasto di accensione che vi permette di accendere, ovviamente di collegarsi anche all'applicazione dal momento che ha il Bluetooth, due tasti A e B che serviranno ovviamente per iniziare il punto di partenza, B il punto della fine della corsa, ok? Possiamo impostarli manualmente direttamente dal motorino elettrico pigiando il dimmer, ok? Dimmer che ovviamente serve anche per regolare la velocità da 0 a 100. A proposito di velocità, su questo slider lungo 80 cm, per percorrere tutto il percorso ci impiega, alla velocità massima ci impiega 15 secondi, se lo mettiamo alla velocità minima ci impiegherà mezz'ora. Per quanto riguarda le batterie con cui deve essere alimentato questo motorino elettrico, ovviamente come vi dicevo può essere alimentato anche tramite un power bank, ma vi consiglio di usare quelle che vi danno loro in dotazione, ma se finisce per caso questa batteria che vi
durerà circa 2 ore, potete collegare benissimo il vostro power bank. Vi consiglio comunque quella da 6600 mAh, che è un po' più grande, sì, pesa un po' di più, però vi dà un'autonomia di 6 ore sicure al 100%, ok? Sotto questo punto di vista magari questa, pensateci. Io ho preso quella della Newell che costano poco, quindi vedete un po' voi. Volevo mostrarvi anche una cosa al volo molto importante, secondo me una cosa che vi servirà, potrebbe tornarvi utile. Allora, quest'asta che trovate al centro tra le due in carbonio, cosa serve? Innanzitutto funziona sia col motore elettrico sia se fate tutto a mano, ok? Quindi è un, come si dice, una funzione meccanica. Cosa serve? Allora, quando è così dritta non serve praticamente a nulla, lo slider corre dritto senza nessuna modifica. Nel momento in cui noi invertiamo l'asta, portiamo questa sopra, questa giù, cosa succede? Guardate voi stessi, puntate la GoPro. Come vedete la GoPro fa un cerchio e questo serve per fare ad esempio dei video panoramici, delle time-lapse panoramiche e quant'altro, ok? Nel momento invece noi invertiamo l'asta inversamente, questa in alto, questa in basso, cosa succede? Avremo l'effetto contrario, praticamente fa un semicerchio all'interno e questo secondo me è molto interessante se dobbiamo fare l'effetto tracking con un oggetto che vogliamo inquadrare e fare un b-roll. Ok, ovviamente quello che sto facendo io adesso a mano possiamo farlo anche con il motore elettrico. Un accessorio che vi consiglio di prendere in considerazione, se come nel mio caso vi capita spesso di andare in giro per aziende o se andate in montagna perché dovete fare delle riprese o insomma dove volete voi, di solito mi porto il mio cavalletto in fibra di carbonio, quello più piccolo che pesa 1 kg, 1,2 kg, no? Ovviamente uno slider da 80 cm, poi sia abbastanza bello solito, avrà sempre delle vibrazioni, specialmente quando cominciamo a mettere una mirrorless, una reflex abbastanza importante con l'obiettivo, delle vibrazioni le avrà sempre e nel video si vedono. Allora in questo caso, se non volete portarvi il vostro treppiede, acquistate questi due tubi che hanno due morsetti e una piccola testa da 1/4 che servirà ovviamente per attaccarsi al nostro slider e con il morsetto al nostro treppiede, così non avremo nessun tipo di vibrazione, il nostro slider sarà bello solido e non avrà nessuna vibrazione. Costa all'incirca sui 70-80 euro, però secondo me ne vale la pena, anche perché poi questo attrezzo qua, diciamo, potrete usarlo anche per altri scopi. Io ad esempio lo uso anche per sostenere l'asta del microfono, per usare delle luci a led, insomma a molteplici usi, ok? Sia per Android che per iOS, un'applicazione che servirà per creare degli effetti ovviamente con questo slider tutti in automatico, o ovviamente fare delle time lapse. Ricordo che per fare le time lapse ci danno in dotazione 4 cavi, quindi penso che coprano tutte le aziende di macchine fotografiche. Basterà ovviamente collegare il cavetto jack alla vostra fotocamera e al jack del motorino elettrico. Ovviamente dopo dovete impostare voi nella vostra fotocamera ISO, tempi, diaframma e lui farà tutto il resto. Ovviamente voi impostate l'intervallo della sequenza delle foto, quindi potrete anche programmare una bella time lapse di oltre 5-6 ore e lui farà tutto il resto. Voi dovrete non fare altro che scaricare le foto e post produrre e montare la time lapse. Per il resto ci pensa lui. Ok? L'applicazione vi permette di fare questo. Devo essere sincero che qualche volta io l'ho testata, non sono un amante della timelapse, l'ho provata, mi è crashata, potrebbe anche dipendere dal mio telefono, non lo so, adesso non ho approfondito, ma sicuramente
essendo un'applicazione abbastanza giovane, risolveranno con i prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda invece la modalità video, che a me interessa di più, anche se, come vi ho detto, io utilizzo tutto in manuale perché è più veloce, cioè apro lo slider, lo metto lì, fisso i punti A e B e do via dallo start, ok? Però se volete farlo anche tramite applicazione, che con l'applicazione potete fare anche una speed ramp. Cosa vuol dire speed ramp? Potete fare una sequenza di velocità diverse una dall'altra, potete farlo benissimo. Anche se io preferisco fare anche questa in post produzione, si può fare con l'applicazione. Vedete anche quanto tempo manca da A a B, così potete anche darvi un'idea di quanto tempo ci vorrà ancora per effettuare tutto il percorso dello slider, ovviamente se la fate a velocità veramente ridotte. Se mettete ad esempio a 10% ci impiegherà molto di più. Vi ho detto che per fare A e B alla velocità minima ci mette mezz'ora. Una cosa molto importante che si può fare, che ci tengo a dirvi, è anche un motivo perché io ho optato per questo slider, che a differenza di altri non hanno, che questo slider, l'applicazione è compatibile con alcuni gimbal della Zhiyun, anzi quasi tutti per essere sincero, con alcuni gimbal anche della DJI. Cosa vuol dire? Anche la rotazione del gimbal stesso, così potete creare un percorso con movimenti diversi con il vostro gimbal. Ad esempio io col mio Crane M creo degli effetti molto particolari, interessanti, specialmente quando faccio dei b-roll, ok? L'applicazione si collega rapidamente, anzi molto più veloce posso dire dell'applicazione nativa della Zhiyun. Mi sono trovato sempre bene sotto questo punto di vista. Ho avuto dei problemi con il Crane M, per essere sincero, ma mi hanno detto che sistemano. E dato che stiamo parlando dell'applicazione, colgo l'occasione anche per dirvi che molti dei b-roll che state vedendo in questo video e che sto facendo ultimamente, ho usato sempre la loro lampada, che vendono nel loro sito, che l'ho trovata molto interessante. Io di queste lampade le conosco abbastanza bene, la classica lampada al tubo, anzi per essere precisi tubo CCT, ovviamente la temperatura colore può essere modificata, comunque ha tutti i colori RGB, potete modificare la saturazione, potete modificare i colori, abbiamo 360 colori, insomma tutte le cose che ormai siamo abituati a conoscere anche su altri tipi di luce. Però questa ha una particolarità, ne ha due che mi hanno fatto decidere di usare sempre lei. Quali sono questi? Allora, la prima è che si collega con l'applicazione come gimbal, quindi possiamo usare in contemporanea gimbal, slider e questa luce per creare lo stesso effetto nella stessa ripresa. Quindi nello stesso momento io posso cambiare il colore, posso cambiare il movimento del gimbal, tutto nella stessa applicazione. Con l'applicazione ovviamente si sa veloce, possiamo cambiare il colore, la temperatura, tappando direttamente sullo schermo del nostro smartphone alla velocità della luce, e funziona veramente bene. Altra cosa che vi consiglio di prendere questo tubo è che ha la batteria 1850. Le batterie 1850, per chi non le conosce, sono quelle batterie che usano i gimbal di solito, quelli che non hanno la batteria incorporata. Questo, non avendo la batteria incorporata, per fortuna, dico per fortuna perché le batterie incorporate quando finiscono dovete metterle sotto carica o attaccarle a un power bank, che non è così comodo. Qua la cambiate, avete la batteria 1850 che su Amazon o su eBay, dove volete, su AliExpress, le pagate veramente 2 lire. Vi permetterà di sostituire la batteria e avere altra autonomia di oltre un'ora, perché con queste batterie ci fate un'ora bella e buona, ovviamente se non la usate al 100%, se la usiamo al 50-30% abbiamo un'autonomia di un'ora, se prendete quella da 2200 mAh, ok? Ci sono anche le 1850 un po' più capienti, però sinceramente la durata media di queste batterie è sempre con questo tipo di lampada di un'ora, un'ora e mezza al massimo, ok? È una buona lampada, si collega tramite Bluetooth, sì, le pratiche sono un po' cheap, però funzionali. Lo schermo è leggibile, si vede anche sotto il sole, ho visto, a differenza di altri che costano di più. Tutto sommato è un buon prodotto, ve lo consiglio. Sì, siamo quasi giunti al termine del video, spero di non avervi annoiato. Innanzitutto grazie di essere arrivati fino a questo punto, se siete arrivati qui. Allora, innanzitutto volevo anche dirvi le due cose che non mi sono piaciute. Beh, la prima l'avete già capita, è l'applicazione un po' acerba, in inglese, però io sinceramente la uso quasi mai, però se ci sono molti di voi che magari vogliono l'applicazione, ma sicuramente spero che sistemeranno, ok?
L'altra cosa che non mi è piaciuta è che questa qua dovete stare attenti, ve lo dico per esperienze personali, è la cinghia. Questa cinghia qua, essendo all'esterno, montata così, è troppo esposta. E cosa succede? Io di solito non smonto la cinghia, mettevo direttamente lo slider nella borsa e cosa succedeva? Che nella borsa stessa mettevo anche il treppiede e schiacciava la cinghia e si allentava. Una volta addirittura io ho preso lo slider, l'ho impugnato così e ho spezzato la cinghia. Era proprio dal cliente. Per fortuna avevo la cinghia di riserva che ti danno in dotazione. Portatevi ovviamente sempre le chiavi esagonali con voi, la cambiate in 2 minuti. Quindi ragazzi, se volete acquistare questo prodotto, se vi interessa, se avete dubbi, posso anche aiutarvi. Vi fate la domanda qui sotto e se posso vi rispondo. Non sono un esperto di questi attrezzi qua, li uso raramente, però mi capita di usarli, quindi fanno sempre comodo averli. Vi lascio il link di Amazon sotto in descrizione, vi lascio anche il link dell'azienda per comprarlo, se volete comprarlo lì, che costa qualcosina in meno, non pagate dazi doganali, state tranquilli, vi arriva direttamente a casa senza nessun tipo di problema. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e buon anno ancora da Andrea. Ciao!